Sta per partire la 22esima edizione del Villa al Mare Festival, proiezioni non stop nella saletta cinematografica allestita presso l'Hotel Le Piane e dal 22 al 26 agosto in piazza, dove comincerà la manifestazione con proiezioni di film, spettacoli, musica, la presenza di molti ospiti, 5 grandi momenti di cinema tra storie e nuove realtà con tanti personaggi di spicco. Il 22 agosto Enrico Vanzina sarà il primo super ospite ad aprire la kermesse, oltre 100 sceneggiature in 40 anni di carriere, grandi successi al cinema realizzati con il fratello regista Carlo. Durante la prima serata verrà presentata la pellicola di Ciro Formisano L'anima in pace, con la presenza del regista e dell'attrice Livia Antonelli. Il 23 agosto arriverà il regista Salvatore Allocca, che incontrerà il pubblico e presenterà il film Mancino Naturale, con protagonisti Claudia Gerini, Massimo Ranieri e Katia Ricciarelli. Eleonora Giorgi celebrerà il 24 agosto assieme al festival 50 anni di carriera e nella stessa sera verrà proiettato I racconti della domenica per la regia di Giovanni Virgilio, film che vede tra i protagonisti Nino Frassica. Il focus sarà sulle nuove colonne sonore, i nuovi linguaggi musicali, con ospite il 25 agosto Luca Riello, rapper napoletano, autore di musiche per Gomorra e per diverse fiction come Sottocopertura. La sua accoppiata vincente con Ciccio Merolla, percussionista musicista napoletano, regalerà un concerto attesissimo che non potrà non approdare alla colonna sonora dell'estate, ma Malatia. Il 26 agosto calcherà il palco del Villa al Mare Festival Anna Mazzamauro, la storica signorina Silvani. L'attrice racconterà il suo Fantozzi, come sta facendo nei teatri con il recital di parole e musica Come ancora umano lei. A chiudere la 22esima edizione ci sarà Giampaolo Morelli, interprete dell'ispettore Coliandro, di film di grande successo come Songhe Napoli, Amore e Malavita, e recentemente approdato anche Dietro la macchina da presa. Infine, attesissimi i giovani protagonisti di Mare Fuori, Carmela e Salvo. 5 serate e 6 ospiti da non perdere, a cui si aggiungeranno le anteprime dei film L'albero dei limoni di Bruno Collella, girato nel Cilento, e l'internazionale Global Harmony di Fabio Massa, registrato tra Italia e Stati Uniti. Tra i giurati l'attrice di Un posto al sole Alessandra Masi e la talentuosa attrice e regista partenopea Cinzia Mirabella. Non mancheranno i momenti di intrattenimento con Vince Tempera, il soprano Martina Bianculli, il coro Joyful Singer e la proiezione dei bellissimi cortometraggi internazionali.